Benvenuti alla 22ª edizione del telegiornale di Argenta. Ecco a voi le principali notizie. Mercoledì 3 giugno alle 10 presso il convento dei Cappuccini di Argenta è stato presentato il video realizzato in collaborazione tra il liceo scientifico di Argenta e l'ospedale Mazzolani Vandini di Argenta per il progetto La scuola incontra l'ospedale, in collaborazione con il comune e l'associazione culturale Open Media Educational. Io insieme alla mia collega Mara Donati, docente di scienze, ogni anno curiamo il progetto La scuola incontra l'ospedale. Questo progetto nasce dalla collaborazione del liceo scientifico di Argenta con l'ospedale Mazzolani Vandini di Argenta. Mi è piaciuto molto questo progetto, poi mi sono offerta volontaria per entrare in sala operatoria ad assistere alle spiegazioni dei medici direttamente di persona. È stato molto interessante, siamo state accompagnate dalla professoressa Donati Mara e Pallara. Dal 30 maggio al 27 giugno, presso il Centro Culturale Il Mercato, è stata allestita la mostra dal titolo Libro SG, rielaborazione artistica del libro, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Bologna, Barcellona, Milano, Venezia e L'Aquila e la casa editrice SG di Ravenna. Il progetto nasce da un'idea di Patrizia che da tempo pensava come riutilizzare libri che praticamente erano un fondo di magazzino, vero? Sì. Rispetto alla casa editrice, e pensando proprio come poterli riutilizzare, di lavorare con artisti o comunque con giovani artisti per poterli farli rivivere in una nuova veste questi libri. Il 5 giugno alle 21, presso il palco del Teatro dei Fluttuanti, la Palestra Aquarium di Argenta ha portato in scena il suo consueto saggio di fine anno. In my car looking for a parking space, there it is, my place, someone else wins the race. No, I give up, today is not my day, but then I take a deep breath. Walked right through the door, that's a racing in my mind, time to explore. I told my friends that I just gotta have him, but don't look now. Il 3 giugno, dalle 11:30 in poi, presso il Centro Culturale Il Mercato, è stato presentato il progetto L'Album della Memoria, in collaborazione tra il Liceo Scientifico di Argenta, il Comune di Argenta e l'Associazione Culturale Open Media Educational. Open Media Educational sta avviando un nuovo progetto dal titolo La storia sei tu, indirizzato alla raccolta di testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione al numero in sovraimpressione 0532 85 28 97. Ascoltiamo ora l'intervento di uno dei nostri testimoni. Beh, di 14 anni sono andata a lavorare in risaio. Il lavoro c'era, il lavoro, ma c'era da lavorare molto. C'era da molto da lavorare, che a Strachinanco, giovane come si ranzomna, si era giovane. Quando tornavamo a casa, andando a sapere, a zappare, anche a mietere il grano, andando avanti, il grano veniva da raccogliere, ora andando a raccogliere, perché l'avevamo noi, i padroni, l'aveva da non, la terra, diceva è ora di mietere, bisogna mietere. E così c'era sempre da lavorare, stanchi come il cane, il lavoro di casa. Anche il lavoro di casa dovevamo fare, certo. Lavare, stirare, fare qualcosa. Non mi resta che salutarvi e dare appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci!